tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Come avrete visto dal titolo e dal frutto, allora video in collaborazione con questa azienda che si chiama Howdio e che trovate su Amazon, i suoi prodotti vengono venduti su Amazon, e chi mi segue sa che avevamo già collaborato con loro, li ringrazio tantissimo perché ci ha dato appunto quest'altra opportunità e ci ha spedito questo frigoriferino. Avevamo già preso l'aspirabriciole, insomma altre cosine, e ci siamo sempre trovati abbastanza bene. Allora questo appunto è un frigoriferino piccino piccino da viaggio, campeggio, potete portarvelo in ufficio, appunto sul posto di lavoro, dove volete, ma adesso bando alle ciance, ve lo faccio vedere bene bene. La scatola è già aperta perché noi, io e mio marito, l'abbiamo già tolto per accenderlo e provarlo giustamente, e perciò non era, arriva bello imballato e tutto. Noi l'abbiamo scartato, abbiamo tolto il polistirolo, era incartato col cellofan, e adesso vedete che lo togliamo già scartato dentro invece il suo cellofan, ed è così, come vedete l'ho tolto con facilità perché comunque è maneggevole, avendo anche la sua bella manopolina qua, e è pratica per portarlo dove avete voglia, e anche un viaggio, ecco, praticamente, perché appunto è piccolino per le bibite, per le cose, molto molto carino. Adesso vi faccio vedere che dentro ha il suo appunto libretto di istruzioni, dove vi spiega perfettamente, correttamente tutte le sue funzionalità. Poi troverete anche due cavi, di cui uno è quello da agganciare al frigorifero, logicamente, ma per la casa, vedete che la presa è questa, e in più ha quest'altro perché potete metterlo anche in macchina, perché potete attaccarlo appunto anche alla macchina. Adesso io vi faccio vedere tutto bene come è fatto, il dietro, che ha le sue prese, che dopo andremo a mettere quella che lo accendiamo, vi facciamo vedere anche da acceso, e si presenta così, col suo bello sportellino. Qua c'è la molla e il suo sportello a scatto che si apre così e si chiude così, e dentro, no, guardate quanto è puccio, è pucciosissimo, con lo sportellino bello, che gli si metterei le zollette di cioccolato poi, sì. E poi vabbè, qua ci mettete le bibite, qua ci sono le retine che potete togliere per pulirle, per appoggiare le bibite, i suoi scaffalini, aspettate che qua, e vi dico che l'abbiamo acceso prima ed è bello fresco. Insomma, questo frigo qua può fare sia caldo che freddo. Allora, quanto arriva, amore, a temperatura? Se per dire avete 30 gradi fuori, riesce a raffreddare di 28 gradi, quindi il massimo che può fare a 2 gradi. A 2 gradi. E poi vi mantiene anche comunque cibi e bevande caldi, per dire mettete dentro un cibo caldo, qualcosa. Riesce a mantenere caldo fino a 65 gradi. Fino a 65 gradi, sì. Così c'è scritto. E poi vabbè, vi scalda anche le cose, oppure mettete una tazzina con una tisana calda, tiepidina, che sia quello che è. Ve la mantiene fino, se non sbaglio, 3 ore, mi pare che c'era scritto. Comunque è qua, trovate dentro scritto tutto. E niente, adesso lo accendiamo e vi facciamo vedere, perché poi sul libretto vi dice tutto. Vedete anche qua tutti i suoi pulsanti che trovate, tutto digitale lì, fai proprio col dito, si accende tutto, lo accendi, spegni, poi questo per le impostazioni, per appunto per impostare refrigerazione e riscaldamento, poi su e giù qua che sono i gradi, o più o meno. Adesso vi facciamo vedere. Questo è il cavo che va attaccato alla macchina, perciò adesso non lo usiamo. Prendiamo l'altro cavo, perché vedete che qua dietro, infatti, come vi ho mostrato prima, ha questo, che è quello per la macchina, che lo mettete qua sopra. Però 12 volt. Non ci serve. A noi ci serve questo con la presa appunto da 220. Da casa, ecco. Io parlo così. Mio marito è più tecnologico. Così, agganciato. Adesso lo attacchiamo. Adesso lo attacco, sentirete il beep, perché vuol dire appunto che è attaccato alla corrente, ecco. Ecco, si è sentito tic. Adesso lo accendiamo, tac. Vedete, è impostato a 18 perché prima avevamo acceso, era stato impostato a 20, era sceso. Adesso noi, se vogliamo appunto portarlo più basso, facciamo con la sua freccettina. Vedete che va anche meno 2, meno 3. Poi lampeggia 4 volte. Poi ci vorrà il suo tempo finché arriverà a meno 4. Ecco, tutto lì, dopo dovete aspettare. Questa è l'impostazione, tutto. Idem sia caldo che freddo, il suo procedimento è questo. Una volta acceso, lì, tac, tac, c'è refrigerazione, riscaldamento e le sue freccettine, molto semplice. Su e giù. A me
non dispiace. Poi dentro ho visto come abbiamo messo la manina prima, è bello frescolino. Per le lattine, per le bibite, bottigliette ci piccole, sono quattro bottiglie da un litro e mezzo di acqua. No, logicamente non ci sta le darigiane, però è un frigo portatile che può essere utile sul lavoro, in campeggio, in viaggio, insomma, l'abbiamo detto anche prima. È molto carino, dai. O se avete una casa enorme che non avete voglia ogni volta di andare in cucina perché è lontano, avete una mansarda, avete una taverna, potete comunque mettervelo anche lì sotto. Avete voglia di una lattina, tac, senza andare su in cucina, che non avete voglia come la Nika che è sfaticata, tac, e ve lo prendete fuori. Starebbe bene sotto i piedi della mia postazione questo, con 30 gradi, una bella bibita, bella frescolina. No, però dai, a parte bando alle ciance, è davvero comodo e utile, anche perché lo trasportate facilmente con la sua manopolina, è attrezzato di tutti i suoi cavi, di tutte le sue cose. Costo? Il costo è di 99,99 euro. Su Amazon? Su Amazon, mi raccomando. Poi vabbè, nell'info box vi lasciamo anche il buono sconto del 20%, mi raccomando. E niente, io ringrazio l'azienda che ci ha dato anche questa opportunità. È molto carino, dai, ci sono delle cose un po' sfiziose, molto, molto utili. Adesso vabbè, l'estate sta finendo, ma c'è chi va in ferie anche a settembre, insomma, se andate in campeggio questo è utile. O se no, come vi ho detto prima, tornate al lavoro. Anche in macchina, chi sta in autostrada. Chi per dire viaggia tanto, potrebbe essere anche utile una bibita ancora fresca, dato che ci sono ancora giornate, almeno perlomeno qua a Bergamo. Niente, fatemi sapere nei commenti se avete bisogno, chiedete qualcosa. E sotto nell'info box c'è tutto. Io ringrazio loro che ci hanno omaggiato di questo e vi do appuntamento al prossimo video insieme alla vostra amica. Ciao, al prossimo.